Amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, ben trovati da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza. Hashtag 365 giorni no alla violenza sulle donne. Questo il tema dell'iniziativa che porta avanti il Comune di Pescara, un'iniziativa che va avanti da tempo, come ha spiegato l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara, Adelchi Sulpizio, ma che entrerà, diciamo così, in un periodo importante adesso nel mese di novembre, un mese che sarà sostanzialmente dedicato proprio a questo tema, a cavallo tra la seconda metà di novembre e la prima di dicembre, con una serie di iniziative che tra l'altro, una delle quali tra l'altro riguarderà anche noi di Radio Speranza, con l'appuntamento del 1 dicembre nella trasmissione a cura della Caritas diocesana che è in onda sulle nostre frequenze, binario 1, una puntata speciale di quella trasmissione che sarà dedicata a questo tema, così come al tema della violenza di genere saranno dedicate tante iniziative che coinvolgeranno vari mondi, da quello dello sport a quello della cultura a quello della politica, solo per citarne alcuni. Di tutto questo si è parlato nella conferenza stampa di presentazione, alla quale erano presenti anche rappresentanti delle tante realtà coinvolte, oltre alla Caritas, Fidapa, la Pugilistica Abruzzo, l'ANFAS, l'Associazione Diversi Uguali, il CAM e tante altre realtà. Ne abbiamo parlato in primis con l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara, Adelchi Sulpizio. Assessore, il Comune di Pescara è tutto l'anno impegnato contro la violenza sulle donne e infatti questo hashtag 365 no violenza sulle donne se l'ha inventato lei, è vero? Sì, questo è stato qualcosa che ricordo appena entrato come assessore. Sembrava che avevo visto che c'era una frenesia per fare i 20 e 25 novembre. Dal giorno dopo nessuno contro il fare 20 contro la violenza sulle donne. Poi dal 26 nessuno ne parlava più. Sembrava che non fosse un problema circoscritto a quella data. Allora da lì l'idea dicendo no, noi dobbiamo fare degli eventi così come facciamo. Facciamo sia attività per dirti di prevenzione, facciamo sia attività di supporto alle donne già durante l'anno. Però anche gli eventi non possono essere circoscritti di sensibilizzazione a quel giorno, lo dobbiamo fare durante l'anno, e da lì l'idea 365 giorni no alla violenza sulle donne. E quindi ci saranno, oggi presentiamo questo cartello che ci vede per adesso coinvolti sul mese di novembre e dicembre, ma poi andremo anche ad estendere, dove saranno tanti eventi che noi andiamo a fare in questo contesto per dire tutti quanti insieme no alla violenza delle donne. Ecco che cosa possiamo prospettare in questo senso. Ecco, forse la cosa più particolare è che alcune discipline sportive in cui si combatte sportivamente parlando sono impegnate su questo tema al fianco del comune e delle associazioni che partecipano. Sì, è colto tanto, nel senso che sono l'attività di sensibilizzazione vuole che si vada anche in ambienti tipicamente maschili, diciamo. Infatti avremo questo campione di questa disciplina thailandese che verrà qui a parlare dell'atteggiamento da avere verso una donna, cioè in questo contesto. Quindi saranno anche in questa situazione diciamo iniziative veramente altamente innovative, sicuramente. Ecco, domanda anche all'avvocato oltre che all'assessore. Anche dal punto di vista dell'educazione civica, questo è un valore, perché la stessa Costituzione insomma dice che la violenza, la forza, l'uso della forza è in capo a quelle organizzazioni, polizia, carabinieri eccetera, che sono a ciò deputate per fini diciamo di sicurezza collettiva. Ma loro svolgono un'attività che è fondamentale, partiamo da questo presupposto, dove il Comune dà anche tanto supporto, perché ricordiamo che noi, ANANCHE, il centro antiviolenza, è un braccio finanziato dal Comune di Pescara, il nostro braccio operativo che dà supporto nel momento in cui la donna che subisce la violenza va anche tutelata. Per esempio noi abbiamo anche delle case rifugio, abbiamo in questo caso tutto un protocollo da attuare nel momento in cui le autorità preposte dovessero valutare che c'è stato qualche problema di violenza in questo contesto. Dopodiché quello che ti posso dire è che siamo
la cosa, diciamo, in questa tematica, ma siamo tutti uniti, abbiamo la rete di cui fa parte il comune che la guida, poi ci sono tutte le forze di polizia in questo contesto, c'è il pronto soccorso, l'ASL, dove tutti quanti insieme siamo per un elemento, non alla violenza di genere. E quest'anno ringrazio anche Radio Speranza che si farà parte attiva all'interno di questo progetto, fornendo anche una diretta proprio su questo tema, quindi il ringraziamento va anche nei vostri confronti che avete con tanta forza voluto aderire a questa nostra iniziativa. Grazie a voi e appuntamento il primo dicembre. Sicuramente appuntamento il primo dicembre, grazie ancora. Presente anche la Presidente della Commissione Pari Opportunità e della Commissione Politiche Sociali del Comune di Pescara, Maria Luigia Montopolino. Ecco l'intervista. Siamo con Maria Luigia Montopolino, Presidente della Commissione Politiche Sociali qui del Comune di Pescara, per dire sempre no alla violenza sulle donne, sempre, 365 giorni all'anno, è così? Sì, io ringrazio te Massimiliano per prima cosa di essere sempre presente nelle nostre iniziative. Quest'anno sono coinvolta in una doppia veste all'interno di questa grandissima manifestazione che è 365 giorni no alla violenza sulle donne, perché oltre ad essere presidente della Commissione delle Pari Opportunità, essendo diventata anche presidente delle politiche sociali, ho una, come dico io sempre, una doppia responsabilità affinché questo progetto di 365 giorni no vada avanti sempre fino al giorno in cui noi saremo in consigliatura. Ecco. Abbiamo quest'anno una, diciamo, una situazione differente, non è più una sola giornata dedicata alle donne, ma è bensì un mese dedicato all'intera violenza sulle donne. L'assessore ha organizzato un parterre che inizia dal 18 novembre fino a finire al 12 dicembre, che sono tantissime giornate dove ci sono tantissimi temi in merito alla violenza di genere e, che vengono trattati da associazioni culturali, sociali, teatrali, da scuole, perché quest'anno abbiamo coinvolto le scuole in questo progetto. Abbiamo le associazioni che lavorano con noi, con i ragazzi che quest'anno faranno una partita di calcio e un flash mob proprio per iniziare a lavorare sin dalle medie su questa tematica e quindi iniziare a far capire che la donna deve ed è assolutamente rispettabile. E poi c'è l'attività del CAM, il Centro per i Maltrattanti, che va avanti. Pescara possiamo dire che è stata, diciamo, un po' anticipatrice di una tendenza che, grazie a Dio, si sta affermando anche altrove. Sì, noi siamo molto fieri e soprattutto orgogliosi di essere il secondo centro in Italia che ha aperto il CAM. Il primo, come abbiamo ricordato diverse volte, è nato a Ferrara, il secondo è nato qui a Pescara. Sta dando tanti frutti. Come dico io sempre, purtroppo abbiamo segnalazioni di uomini da parte del Tribunale che hanno accettato di iniziare un percorso che migliora la loro situazione, che comunque sia, come noi ben immaginiamo, sono situazioni psichiche che comunque sia portano ad avere violenza addosso e quindi c'è bisogno di un percorso che li sta portando a cambiare quella che è la loro visione e anche il loro modo di agire che è stato in passato. Il CAM funziona, sta piano piano si sta sviluppando sempre di più e questo noi ne siamo molto fieri e speriamo che possa essere anche di esempio per altre città. Altra cosa che funziona è la rete, quella nata nel 2004, che ormai tra 2 anni farà 20 anni, insomma, e che è sempre più larga, possiamo dire questo? Sì, possiamo dirlo, anche qui lo diciamo con siamo fieri di questo, è una rete che è nata nel 2004, piano piano sta crescendo sempre di più, in questi ultimi anni è cresciuta tantissimo anche grazie all'investimento che ha fatto il nostro assessore Adel Crisulprizio, parliamo di investimento di persone, di associazioni anche volontarie che comunque sia sono entrate
all'interno della rete, collaborando con noi, con il comune e anche con le forze dell'ordine e lo sportello del tribunale. Diciamo è una rete molto ampia che sta portando i suoi frutti, e questo penso che sia un fiore all'occhiello che la città di Pescara deve sapere. E soprattutto il messaggio di questa rete qual è? Le donne che subiscono violenza, o anche l'uomo che subisce violenza, non deve assolutamente vergognarsi e non deve assolutamente aver paura di essere solo, perché dietro c'è una rete talmente grande che sicuramente avrà l'aiuto fino alla fine della brutta vicenda. E presenti anche gli operatori del CAM, il centro che si occupa dei soggetti maltrattanti. Noi abbiamo intervistato la co-coordinatrice del CAM di Pescara. Ascoltiamo. A Radio Speranza siamo con Cinzia Carchesio, co-coordinatrice del CAM, che si occupa di un aspetto molto delicato, quello cioè del recupero, possiamo definirlo recupero dei soggetti maltrattanti? Allora, sicuramente è un cambiamento, un percorso di cambiamento che noi proponiamo comunque agli uomini che si macchiano comunque di reato sulle donne. E il CAM è attivo dal 2021, da settembre è attivo uno sportello ed è un progetto che nasce poi da una sinergia tra il Comune di Pescara e il CAM di Ferrara. Il CAM è proprio un acronimo di Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. E quindi nel tempo c'è stata un'attività importante che il CAM ha svolto sul territorio, magari lontano dai riflettori, però nel concreto del quotidiano, è così? Sì. Praticamente sì, abbiamo avuto diversi invii sia dai servizi sociali, abbiamo avuto anche degli uomini che si sono comunque poi rivolti a noi spontaneamente. Gli invii sono arrivati attraverso il tribunale ordinario, quindi attraverso il codice rosso, anche gli avvocati e anche dal questore sono arrivati degli invii. Gli uomini che vengono praticamente che si rivolgono comunque ad un CAM sono uomini che vengono ascoltati da noi operatori che operiamo sempre insieme, cioè uomo-donna, e all'inizio ci occupiamo di svolgere dei colloqui individuali con l'uomo che sono conoscitivi, motivazionali, e dopo un 4-5 colloqui vengono inseriti all'interno di un gruppo, e da lì diciamo che inizia il vero e proprio percorso di cambiamento dell'uomo. Ed è tutto da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, da qui, da fuori il comune di Pescara. Grazie per averci seguito e a risentirci.